Ciao, in questo video recensiremo l'Adidas Brazuca, il pallone ufficiale dei mondiali 2014. So che è un po' tardi, ma questo pallone verrà continuato a usare nella stagione imminente nella Ligue 1 con questa colorazione e nella Bundesliga con questa attraente colorazione. Ma a parte il design, fa il suo dovere da pallone ufficiale, è proprio quello che scopriremo oggi. Seguitemi. Iniziamo parlando delle sensazioni che si hanno usando questo pallone. Dopo che per la prima volta ho gonfiato questo pallone, ho immediatamente sentito la differenza tra un pallone FIFA approved e un pallone non FIFA approved. Se poi lo compariamo con i Jabulani, il precedente pallone dei mondiali, si vede quanti passi avanti abbia fatto Adidas. Questa palla la sento molto vicina al mio piede. Perché questo? Perché Adidas in questo pallone ha ridotto l'uso di cuscinetti e per questo la palla è più dura, ma per questo anche molto più reattiva. Parlando di aspetti tecnici, questo pallone è formato da soli 6 pannelli. La forma di questi pannelli serve per avere un pallone perfettamente rotondo e quindi avere più stabilità. E penso che queste tecnologie funzionino perfettamente. Su tutta la superficie del pallone troviamo queste istruzioni che servono per avere un miglior grip, per esempio quando stoppiamo o comunque quando per esempio il portiere para la palla. Inoltre queste istruzioni servono per fare il pallone più aerodinamico e penso che funzioni davvero bene. Infatti questo pallone si nota come sia un passo avanti rispetto agli altri palloni che non hanno queste istruzioni. È ovvio che il vento cambi la traiettoria, ma non quanto fa con gli altri palloni. Inoltre queste istruzioni dovrebbero servire per garantire un aumento della velocità e penso che funzioni davvero. Quindi penso che questo pallone sia davvero stabile e per questo possa garantire una maggiore velocità rispetto agli altri. Watch me rain, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all. Com'è il Brazuca nei tiri? È un pallone davvero affidabile in tutti i tipi di tiro. Nei tiri a giro ha risposto davvero bene e l'effetto che produce quando gira è davvero piacevole. Nei tiri di potenza, come ho detto prima, essendo molto stabile, sembra di avere davvero qualcosa in più in termini di velocità, ma forse è solo la mia impressione. L'unico punto negativo è nelle knuckleball, ovvero quei tiri che prendono direzioni improvvise all'ultimo momento, ma i portieri saranno contenti di questo. Finendo questo video posso dire che Adidas ha fatto davvero tanti passi avanti con il Brazuca e secondo me è il miglior pallone sul mercato. Ma qual è il vostro preferito e perché? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo per il prossimo video.